diciamo barche di lusso, quindi sono oggetti che vengono scelti dai clienti per l'emozione che creiamo in loro. Una bella barca con una bella donna, quindi un momento di emozione, prende il cuore più che non la ragione. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto per cercare di renderlo più esclusivo, più bello, più eccellente, se era possibile, di prima. Abbiamo lavorato diversificando nel settore dell'interior design, e questo è l'esempio del 100 piedi, dove abbiamo fatto una nuova barca e abbiamo chiesto a Dordoni di arredare gli interni. La scelta di Dordoni non è stata casuale, prima di lui abbiamo fatto colloqui con altri bravissimi designer. Con Dordoni abbiamo trovato la persona che ha in qualche modo accettato di lavorare gomito a gomito col cantiere e quindi capire fino in fondo quali sono le esigenze della barca rispetto alla casa. È chiaro che un 30 metri è una barca di grandi dimensioni e quindi si può lavorare con gli spazi come se fosse una casa, ma comunque pur sempre una barca che va in mare, che quindi ha il problema delle onde, dei motori, della velocità, dell'acqua di mare, del sole, eccetera, eccetera. Non solo con Dordoni, abbiamo presentato anche due versioni nuove della navetta, la 92, la navetta di 122 piedi, fatti per la famiglia Ferrari, per il papà e per la figlia, dove all'interno il design dell'interno è stato fatto dall'architetto Paskowski, che già collabora con noi da anni, e come potete vedere sono due barche innovative anch'esse nel design, un design abbastanza moderno ma sobrio, elegante, non esagerato, non troppo moderno, troppo minimalista, quindi mantiene del calore all'interno dell'allenamento. Quindi abbiamo lavorato molto sul prodotto. Lo stesso 108 piedi, versione che costruiamo dal 2004, abbiamo fatto una versione nuova degli interni. La barca, appena finito il Salone di Genova, verrà imbarcata sulla nave per andare al Salone di Fort Lauderdale, è stata comprata dal nostro dealer americano, e quindi siamo arrivati al Salone di Genova con quattro barche innovative. Beh sì, direi che questa crisi, per carità, non benediciamola, perché è stata drammatica, ci sono state delle grosse perdite di posti di lavoro, quindi. Però è una crisi che da un certo punto di vista ha fatto bene alla nautica, perché negli ultimi 10 anni c'è stata un'ampia crescita, e in particolare negli ultimi 2-3 anni, dal 2005 al 2007, ci sono state delle esagerazioni. Come sempre, quando la crescita è tumultuosa anno dopo anno, poi si finisce per sbagliare, per andare verso direzioni sbagliate. Sicuramente ci sono state tutta una serie di scelte di design, ma anche di tipologie di barche che ritengo sbagliate, che non hanno aggiunto nulla di positivo, anzi forse hanno solo appagato l'occhio, perché c'era un mercato, mercato un po' del terzo mondo che emergeva, i mercati emergenti con poco gusto, con più la necessità di show off, no? Di far vedere di essere arrivati, di essere diventati ricchi, e quindi la barca a tutti i costi, e più si ostentava e più uno dimostrava di essere riuscito nella vita. Direi che San Lorenzo è esattamente l'opposto di tutto questo.